Abbiamo qui con noi Noemi Batchi, atleta dell'esercito, campionessa europea, finalista ai mondiali, la nostra punta di diamante della nazionale italiana. Ciao Noemi, bentornata all'Inghilterra. Anche tu, come altri atleti, quest'anno hai deciso di fare uno stage all'estero. Come mai? Esatto. Perché siamo sempre alla ricerca di nuovi stimoli e quindi si punta sempre ad avvicinare grandi campioni. In questo caso per me sono state le britanniche, che appunto una delle quali mi ha battuto appunto questi ultimi europei, quindi è stata una bella esperienza. Sì, anche dal punto di vista degli stimoli ti abbiamo vista tornare dal trampolino di 3 metri, come mai? Sì, perché è giusto cambiare ogni tanto, è giusto non sedersi appunto sugli allori, ma fare sempre qualcosa di nuovo, e per me questo è stato appunto i 3 metri e è stato qualcosa di diverso, un po' più impegnativo, però è divertente. Come ti vedi quest'anno, dopo questo trofeo di Natale, come saranno gli impegni e gli obiettivi del 2015? Ma gli obiettivi sono quelli di comunque avvicinarsi alla qualifica olimpica, sperando già di potersela garantire quest'anno, e quindi diciamo piano piano adesso si inizia la risalita e si inizia a puntare veramente ad essere in uno stato di forma degno dell'anno scorso, insomma. E dici la tua opinione su le nuove direttive federali, i nuovi criteri di selezione basati più sulla difficoltà che sul punteggio. Penso che sia un'ottima proposta, così finalmente si stimolano le nuove generazioni, insomma, a impegnarsi un po' più anche da giovani, e quindi è giusto comunque mettere questo limite, perché dobbiamo comunque arrivare ad un livello, alzare il livello dell'Italia. Siamo in pochi, io ho bisogno di altra gente, quindi mi raccomando, venite, dai, alzate i coefficienti e venite a farmi compagnia. Come dici qualcosa in chiave di Rio 2016, come la vedi? Le tue avversarie, il tuo impegno, hai in serbo qualche tuffo nuovo anche tu oppure resterai così? Guarda, questa è una bella domanda, perché io ci sto provando, però vedo che insomma non so se il gioco vale la candela, forse perfezioneremo e quindi adesso vediamo. Le avversarie sono molto giovani ormai, però comunque punterò all'esperienza. Qualche tuffo nuovo in programma? Tuffo nuovo sarebbe il triplo e mezzo indietro, però insomma ho tante difficoltà, quindi ora vediamo. Certo, non è un tuffo facile, soprattutto per una ragazza, però potrebbe essere la carta vincente. Potrebbe, come potrebbe essere quella perdente, quindi c'è non da si pensare. Sa. Esatto, c'è da pensarci. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo per oggi pomeriggio. Crepe, grazie.